Salve a tutti, con questo video andiamo a analizzare un'avventura capitata a un candidato maestro di recente nel torneo dell'Etna, il terzo Chess Festival che si gioca in Sicilia, e proprio la settimana scorsa. Il nome del protagonista è Gaetano Grasso, un 25enne siciliano. E questo evento ha un po' fatto alzare le sopracciglia a molti ed è stato molto interesse a giro, proprio perché insomma Gaetano si è dato da fare ed è stato premiato. Vediamo quindi una delle partite più significative di questo torneo. In questa partita Gaetano Grasso gioca con il bianco contro il grande maestro Olev Kornev con il nero. 2590 punti Elo, certo non uno scherzo per un candidato maestro. Ok, vediamo come apre. E4 C5, sicuramente la difesa più aggressiva per il nero, la difesa siciliana. Questo pedone va a controllare D4 e vedremo a cosa serve questa manovra. Cavallo F3, E6, questa mossa eventualmente potrà sostenere anche una spinta D5 immediata e qui si potrebbe rientrare in varianti come la Scheveningen, la Taimanov, eccetera, e certo non prima di aver aperto la posizione con D4, e questa è la spinta classica che permette alla siciliana di entrare nelle varianti aperte. Il nero quasi nel 100% dei casi cambia subito questo pedone, con quale scopo? Dopo questo cambio effettivamente il bianco si trova con un solo pedone contro i due centrali del nero, anche se è meglio sviluppato grazie a questo cavallo e a linee più aperte per i propri alfieri, però il nero ha una maggioranza di pedoni al centro e questa è compensazione strategica a lungo termine, quindi il nero ha buone probabilità, se regge l'apertura in modo decente, di entrare in un medio gioco discretamente pari. Cavallo F6, manovra tipica che attacca questo pedone. Di solito lo si difende con il cavallo C3 perché il cavallo è il primo a essere sviluppato e in altri casi si potrebbe difendere con F3, ma si lascia un pochino aperto il re. In questo caso Gaetano esce dalle varianti principali e gioca alfiere D3, va a coprire questo pedone. Questa manovra dell'alfiere non è proprio ottimale di solito perché si tende più spesso a giocare l'alfiere in posizioni subito d'attacco per evitare di perdere tempi successivamente. Inoltre in questo caso blocca la difesa della donna sul cavallo, per cui qui il nero risponde con cavallo C6, va a attaccare subito il cavallo centrale del bianco. E ora questo potrebbe essere un problema perché intanto il cavallo non è più difeso dalla donna. Se il bianco ritira il cavallo è una perdita di tempo. L'altra alternativa per cercare di non perdere tempo potrebbe essere ad esempio difenderlo con l'alfiere, di modo che poi possa venire sviluppato in caso di cambio. È chiaro che qui il nero evita di cambiare, ma può eventualmente guadagnare un tempo con questa spinta avvenuta in due tempi, ma forza il cavallo a rientrare probabilmente in difesa se non vuole finire arrosto. Ecco perché quindi Gaetano a questo punto decide di cambiare subito. Chiaro un pochino a malincuore perché questo cavallo era già la sua seconda mossa e viene schiantato su un pezzo semidifensivo dell'avversario. B per C, arrocco corto e quindi 5. Se vedete il nero è uscito forse abbastanza bene nell'apertura proprio per la presenza di questo alfiere che non è ottimamente sviluppato visto che sta difendendo il pedone. Ora il nero ha questa forte struttura pedonale, potrebbe minacciare di catturare in E4 volendo. Il bianco lo difende con il cavallo. Due opzioni a disposizione, casa C3 o casa D2, e in partita viene giocata a casa D2. Per quale motivo? Probabilmente in caso di cavallo C3 ci potevano essere dei problemi visto che al nero si fornisce l'opportunità di spingere in D4 attaccando il cavallo e guadagnando un tempo. Questo cavallo non si sa bene dove va, poi il nero potrà rinforzare a scelta o insomma in base a quello che gioca il bianco il pedone centrale e crearsi un fortissimo centro che permette anche un veloce sviluppo dei pezzi. Il cavallo D2 evita questa manovra, però blocca l'alfiere campo scuro. Nessun problema, comunque alfiere 7 sviluppo, donna 2 sviluppa, già comincia a preparare la messa in comunicazione delle torri, arrocco corto. Viene messo il re al sicuro e C4. Ora, questi due pedoni
così messi di solito evitano, almeno di spingere in D5, ma in questo caso il pedone D è già sufficientemente difeso e spinto. Comunque, qualsiasi pedone il nero possa decidere di prendere, avvantaggia il bianco che si può sviluppare con i propri pezzi leggeri verso il centro. Quindi Kornev decide di non prendere nessun pedone, giustamente sviluppa viceversa la ridonna con questa spinta a 5. E 5. Ok, il bianco comincia a fortificare il centro con questo pedone. Sembra un pochino isolato, ma in realtà ora sta attaccando il cavallo e ci guadagna un tempo sopra. Anche perché il cavallo di 7 ora non avviene con attacco su E5, ma è difeso dalla donna, quindi nessun problema. Ora il bianco gioca B3, una mossa un pochino forse azzardata, perché a prima vista apre questa diagonale e difatti il nero qui decide che è il momento di sfruttare questa apertura e gioca cavallo per E5. Sembra un sacrificio di cavallo, ma in realtà grazie all'apertura di questa diagonale, se il bianco prende il cavallo, il nero gioca alfiere F6 e praticamente prende d'infilata donna e torre. Questa torre non può essere difesa, quindi in qualche modo guadagna addirittura materiale. Però a questa mossa Gaetano ha una risposta immediata, alfiere per H7. Un conto sacrificio. Cosa permette questa mossa? Qui, ora, se il nero non prende l'alfiere, c'è donna H5 con futuri attacchi di scoperta. Quindi fondamentalmente il re deve prendere. Ora, la differenza è che dopo donna per E5... viene effettivamente giocata alfiere F6 con questo attacco, ma il bianco guadagna un tempo perché può dare scacco al re, quindi il sacrificio da alfiere è servito a questo. Entrambi i giocatori hanno fatto fuori un pedone, quindi la situazione materiale è pari. Quello che cambia però è la struttura pedonale, difatti dopo che il re qui si ritira, ora il bianco deve perdere un tempo per spostare la torre, potrà poi muovere l'alfiere in una di queste case a seguito, però il fatto è che il nero ha due pedoni centrali, tra l'altro con probabile opportunità di crearseli passati, e questo strategicamente è una forza perché un pedone passato è molto più minaccioso e potrà in qualche modo più facilmente arrivare a promozione non avendo ostacoli sotto forma di altri pedoni avversari. Si prosegue con G6, quindi il grande maestro scaccia la donna bianca e si ritira in E2. I pezzi bianchi sono un pochino in difesa al momento, nessun problema. Nero spinge E5, libera la via all'alfiere Campochiaro. Ora effettivamente potrà spingere in D4, il pedone D4 sarà fortemente sostenuto. Questo alfiere poi avrà una buona funzione difensiva su questa catena. Alfiere A3, prova a attaccare la torre che si sposta accentrandosi, quindi per favorire le spinte dei pedoni centrali. Alfiere C5, manovra l'alfiere per attivarlo, potrà eventualmente essere riciclato per queste vie, in caso sia necessario, oppure alfiere B6, come vedremo, verrà minacciata in seguito. Alfiere F5, attacco sulla torre B1 e sviluppo del pezzo. La torre viene portata sulla colonna centrale proprio a contrastare la donna avversaria, che si sposta immediatamente dall'attacco a raggi X, giusto per rimanere in una posizione sicura. Anche l'altra torre si porta al centro, torre F1, torre AD8. Tutte le torri sono in colonne centrali. Ora la battaglia sarà per cercare di fermare da parte del bianco questi pedoni, da parte del nero, per farli avanzare verso la promozione. Donna E3. Buona l'idea, quella di giocare alfiere B6, attaccherebbe donna e torre. Inoltre la donna da questa posizione più che altro si può giocare su G3, anche perché qui la spinta D4 è abbastanza prevedibile per fermare l'attacco del bianco. Donna G3, va a inchiodare il pedone sul re, quindi questo alfiere ora non è difeso, però non può essere neanche attaccato facilmente. Ad ogni modo qui il nero gioca l'alfiere in G7 proprio a trovare la massima sicurezza per il re, quindi ora questo pedone è più inchiodato, inoltre c'è l'opportunità di attaccare anche lungo questa diagonale. L'altra alternativa del bianco interessante potrebbe essere giocare prima alfiere C2 per poi, dopo ad esempio torre C1, spingere in D3. Questo pedone è forte, è difeso dall'alfiere Campochiaro, non c'è alfiere Campochiaro per il bianco che lo possa contrastare, diventa veramente una spina nel fianco. Ad ogni modo viene giocato alfiere G7, dopodiché cavallo F3, questo cavallo va a attaccare questo punto, il punto debole della catena del nero, e
C'è il problema che ora anche la donna è inchiodata dietro il pedone, quindi ci potrebbero essere giochini anche sul pedone D4, non essendo più difeso da E5. Ecco perché viene spostata la donna in B8, ora qui è difesa, quindi questo pedone non è più inchiodato. Esegue cavallo G5, ok, il bianco prova a passare all'attacco, e qui c'è da fare un po' d'attenzione perché sembra che comunque il nero possa reggere bene con tutte queste alfere a difendere. In realtà non è così facile perché se si perde un tempo qualsiasi, ad esempio spostando la donna, qui segue donna H4 e c'è minaccia di matto. E ora è un po' troppo tardi per giocare F6 perché donna H7 è già matto. Quindi giustamente il nero gioca subito F6 per togliere di mezzo questo cavallo pericoloso, rafforzando se possibile la catena centrale. Cavallo F3, anche se forse a questa mossa era preferibile cavallo E4 perché lasciava più libera la donna. Difatti ora un'opzione per il nero poteva essere alfere H6 con idea di giocare alfere F4. Se qui il bianco non sta attento, gioca ad esempio una mossa a caso come torre A1, segue prima questa minaccia su donna, unica mossa, dopo re G7 difende F6, minaccia di intrappolare la donna avversaria, qui non c'è soluzione, il bianco deve perdere materiale. Per cui invece di torre A1 qui sarebbe stato costretto a giocare cavallo D2, però la donna rimane sempre molto molto chiusa sotto la morsa anche dei pedoni neri. Ad ogni modo qui Korniv gioca D3, spinge il pedone difeso dall'alfiere. E ora però cavallo H4 libera un po' la donna, c'è buon attacco su questo pedone, si minaccia di rimuovere il difensore. Se questo alfiere se ne va, il pedone in D3 cade, per cui E4 continua a difendere. Questi pedoni ora effettivamente sono molto molto minacciosi. Però il bianco intanto può far fuori l'alfiere. Questo provoca un piccolo danno sulla struttura pedonale del nero. Ora c'è da stare un po' attenti perché c'è tensione tra le donne. Il nero minaccia di effettuare il cambio di donne, togliendo probabilmente il pezzo d'attacco più forte che ha il bianco, oppure anche di spingere il pedone in F4, che poi andrà a sostenere le spinte dei pedoni centrali. Per questo Gaetano toglie la donna di mezzo. Ora la spinta F4 non è più possibile perché si lascerebbe questo pedone in presa. Quindi donna E5, la donna si porta nuovamente in attacco, difende il pedone E4. Uno dei problemi di questa mossa è che lascia il pedone E inchiodato. Okay, quindi la difesa di questo pedone per ora è soltanto nelle mani della torre in D8. Si prosegue con alfiere 3. Questa sembra una mossa un pochino strana perché rompe l'attacco alla GX. E sì, l'idea sembra quella di fermare F4, ma non è ben chiaro perché comunque il pedone è difeso dalla donna. E difatti nello gioca proprio questa manovra F4, preparandosi poi successivamente a spingere altri pedoni centrali. Alfiere si tira in B6, attacco a torre e pedone. Ora, qui nero ha giocato torre B8, la torre si sposta, contrattacca l'alfiere, mantiene la difesa della torre in E8, quindi la donna nera non è più sovraccarica, potrà catturare in A5 se l'alfiere prende. Forse non è la mossa più accurata, ci poteva stare anche torre D7, fregandosene di questo pedone. Difatti, se qui il bianco prende, sembra che il nero non possa prendere perché la donna deve continuare a difendere la torre. La realtà è che il nero sposta la torre e ora ha tutto l'attacco sulla colonna E, c'è la minaccia su quest'alfiere che si deve ritirare. Donna D5 cambia le donne, dopodiché questa struttura di pedoni è ristrutturata e la spinta E3 ora non si riesce a fermare da parte del nero che fondamentalmente sfonderà con i pedoni. Ad ogni modo torre B8 guadagna un tempo sull'alfiere, però l'alfiere a sua volta guadagna un tempo sulla torre. E qui riminaccia l'alfiere in A8, alfiere B6, torre AB8, sembra quasi che stiano per ripetere le mosse. Alfiere A7, torre A8, alfiere B6. A questo punto se il nero continua a ripetere c'è la patta. Si poteva forse qui giocare a 4, magari pensando di sfondare sulla colonna A per avvantaggiarsi della posizione della torre.
In realtà il grande maestro gioca C5, che sembra un'altra buona idea. Tutti questi peloni sono difesi, l'alfiere sembra tagliato fuori e ci può stare un intrappolamento, effettivamente. Qui Gaetano pare ignorare ogni possibile minaccia sull'alfiere, gioca re F1 per accentrare il re e eventualmente cercare di difendere alla lunga dall'avanzata dei pedoni. E qui il nero poteva proseguire con la solita idea di cambiare le donne, donna G5, dopodiché la solita spinta è abbastanza impossibile da fermare, qui anche se il bianco guadagna un pedone c'è mal di poco perché comunque il nero sfonda con i pedoni centrali. È giocata viceversa torre 6, proprio a minacciare l'alfiere che ora non ha case su cui andare, quindi sembra veramente perso. Questa manovra però non tiene conto di una sottigliezza che Gaetano riesce a vedere. E difatti qui gioca torre per D3, okay, va proprio a sfruttare questa incrociatura che abbiamo detto in precedenza. È chiaro che qui se il nero prende... semplicemente fa fuori la donna. Ora, in effetti questa torre non sembra minacciare quasi niente, difatti qui il nero potrebbe approfittare e catturare il bocconcino. Il problema è che in realtà questa torre minaccia, non direttamente, ma minaccia indirettamente di giocare torre D7. Con attacco su alfiere qui segue matto, a meno che il nero chiaramente non perda materiale grosso. L'unica qui è giocare F5, per cercare di difendere con la donna, ma comunque segue donna per torre, perché chiaramente c'era questo attacco a raggi X. Ok, quindi cos'altro ha pensato qui il nero? Chiaramente non è arrivato completamente a caso in questa posizione, difatti dopo F5 ora c'è addirittura attacco sulla donna, quindi qui non si fa in tempo a giocare torre D7 con minaccia di matto, perché la donna cadrebbe. Inoltre il nero mantiene sempre l'attacco sull'alfiere, molto molto pericoloso. Ok, che fare qui? Perché difatti non c'è molto meglio da fare che giocare donna G5. La donna si tira indietro, però mantiene sempre questa minaccia. C'è quindi ancora questa possibilità, volendo. La possibilità funziona un po' meno perché stavolta però la donna difende direttamente l'alfiere. Però, che fare? Qui effettivamente il grande maestro ha mangiato il boccone e catturato l'alfiere. Non è la mossa più precisa, anzi forse questo si può dire che è un errore. Qui ne avrebbe dovuto provare a sfondare, ad esempio spingendo questo pedone. Difatti dopo la mossa giocata in partita qui il bianco ha l'opportunità di guadagnare materiale e risolvere la situazione in un modo non proprio sapendolo può essere anche abbastanza fattibile vederlo. Difatti la mossa giusta qui è torre D8 scacco. Ora si attacca contemporaneamente la torre. Il problema è che se il nero sposta il re il bianco fa fuori la torre nell'angolo. Se il nero come in partita cattura la torre, donna per e doppia re e torre, il nero rimane con una qualità in meno. È un brutto colpo sicuramente per il grande maestro questo, aver sottovalutato tutta questa variante. Però a questo punto può ancora cercare controgioco con i pedoni e ora spinge F3 come avrebbe potuto fare prima. Ci sono problemi ora per H2, quindi se il bianco prova a cambiare questi pedoni c'è donna H2 e eventualmente ulteriori pericoli verso il punto F2 dopo che il nero ha attivato l'alfiere. Quindi qui giustamente Gaetano difende correttamente con G3, chiude, sbarra la strada alla donna avversaria che è quindi costretta a riciclarsi in B2, attacca questo pedone, ma soprattutto ora c'è un serio problema su F2. Se questo problema viene sottovalutato, ad esempio se il bianco prova a fare subito un pedone minacciando scacco, in realtà qui il nero può giocare alfiere D4 e ora il problema diventa proprio difendere da questo matto. Difatti la torre non può far niente perché c'è di mezzo il pedone che copre E2. Quindi donna per scacco,
re si deve spostare, fondamentalmente il bianco qui non riesce mai a rientrare in difesa di questo pedone, non c'è verso. Basta che il nero eviti anche di farsi catturare questo pedone, ma comunque il problema è che non si può parare questa minaccia di matto, quindi fondamentalmente il bianco qui non può ottenere niente di più che la patta. Ok, quindi cosa gioca Gaetano per evitare tutto ciò? Donna c7, buona idea. Inchioda il pedone, l'alfiere sul re, quindi l'alfiere non potrà andare a fare questo giochetto. Ok, donna d2, la donna si accentra, per il momento lascia stare questo pedone, va a minacciare la torre, però è difesa dal re. Vediamo cosa si è inventato alla mossa successiva. Donna f7, donna si ricentralizza, minaccia lo scacco in f5. Il re si sposta per schiodare l'alfiere e ora h4, mossa molto importante perché se non viene fatta, ad esempio se il bianco cattura questo pedone, ora non c'è più lo scacco perché il re si è spostato. Alfiere d4 e c'è il solito problema su questo pedone e non si difende, quindi il bianco è costretto a ripetere gli scacchi fino a ottenere la patta. Viceversa, dopo h4 il bianco ha un'opportunità in più. Vediamo cosa. Qui il nero, se gioca alfiere d4, cioè prima questo scacco di donna, dopo che il re si è spostato sulla colonna G, tac, donna g5 e il nero è costretto a cambiare le donne, perdendo poi chiaramente il finale. La spinta h4 serviva proprio a questo. Ecco perché qui il nero ha giocato viceversa alfiere c3, con minacce multiple. C'è l'attacco su questa torre, e inoltre se la torre si sposta o fa robe strane, anche la donna può penetrare nel 2. Qui se ad esempio la torre si leva di giro in b1, può anche semplicemente venire catturata con questo doppio, e a questo punto la partita è patta perché il bianco sarà costretto a ripetere gli scacchi per pareggiare, altrimenti è in svantaggio materiale. Però cosa gioca Gaetano? Donna f8, scacco. Importante questo scacco perché porta il re in h7, dove prende uno scacco dopo donna per f5. Ora è facile perché ovunque vale il re, in questo caso va in h6, ma anche se andasse in h8, c'è donna per e4 e la donna difende la torre e copre anche questo possibile scacco di donna nera. E qui il nero ha finito le cartucce fondamentalmente perché non c'è più opzioni. Ora con i pezzi liberi il bianco può andare a molestare il re avversario e andare addirittura matto. Ad esempio, se il nero è così pazzo da prendere in a2, segue matto veramente in fretta. Il re tra i pedoni bianchi e i pezzi forti non ha scampo. Invece di re h8, viceversa, qui Kornev gioca re h6. E la situazione diventa insostenibile perché Gaetano finalmente ha donna g5, scacco. Attacco contemporaneo alla donna avversaria, quindi qui è forzato e praticamente il cambio di donna, altrimenti comunque il bianco cambia di propria iniziativa. Se donna per g5 sembra ancora buona perché il nero ha questo attacco. Il problema è che il bianco ricattura con scacco, quindi il nero non ha tempo di catturare la torre. Fa fuori questo pedone, dopodiché il bianco ricattura e non ci sono speranze. Ecco perché alla fine, con grande sorpresa di tutti, dopo donna g5, qui Kornev ha abbandonato. Grandissima prova quindi di Gaetano che con questa partita riesce a battere un GM giocando alla pari tutta la partita e proprio quasi sfinendolo. Un sogno che diventa realtà praticamente. Nel torneo è riuscito a pattare anche con altri grandi maestri, ottenendo sicuramente la norma necessaria per diventare maestro. Possiamo quindi prenderlo ad esempio per capire che con impegno, passione e dedizione veramente si possono raggiungere vette impensabili. Ok, quindi ancora complimentissimi, veramente ha sbalordito tutti, grande Gaetano, e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!